Ho avuto un déjà vu davanti alla TV. Il normale palinsesto non girava più. Ho rivisto quei maestri di virtù che adoravo in gioventù. Ho avuto un déjà vu. Facevo il solito zapping tra le private e la Rai. Quando hanno detto l'Inter ha comprato Shingo Tamai, ho visto Fisheye, lo presentava a San Fè, il Togan americano punito dal Gundam di Peter Ray. Poi ho visto la Mu in uno spot di prevenzione del virus HIV. C'erano lei, Crini, l'angelo tra i fiori, Lulu, protagonista maschile, la Kiryu. Lo spot trattava l'argomento senza tabù. Ho visto Grisù diventare pompiere, spiegare che se ti sfatti puoi fare ciò che ti pare. Puoi stare tra realtà e fantasia, e anche un Calimero può diventare il leader della fattoria. Ho avuto un déjà vu davanti alla pastelli di seline, acidi o estasi, le uniche pillole, i bonbon di Lilly, Benji e Holly a San Siro, al forum derby di pallavolo tra Mimi e Mile Shiro, non c'è Castoro che fa una diga sul po' per dar fastidio alla Lega, tipo Speedy Gonzales, arriva, Miva, lancia i componenti tutti uniti, si fa G che fa fuori il razzista mostro Aniva. E ho avuto un déjà vu davanti alla Lupin, assieme a Jigen e Gemon, tirava fuori cibo dalla tasca di Doraemon. Era lì che il mondo già se l'era girato. Volò con Mazinga portandolo a chi era affamato. Poi dopo girato moto dopo, vinceva il moto mondiale. George, re della foresta, era un programma sul degrado ambientale.